cieli, Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori. La liturgia di questa domenica ci presenta una delle parabole più famose di tutto il Vangelo, la parabola dei talenti. Ricordate, c'è un uomo che, prima di partire per un lungo viaggio, affida ai suoi servi tutti i suoi beni, che vengono calcolati in talenti, cioè una moneta molto grande e preziosa del tempo. A un servo affida 5 talenti, a un altro servo ne affida 2 e all'ultimo servo ne affida soltanto 1. I primi 2 servi investono i loro talenti, li fanno fruttificare e al ritorno del padrone glieli restituiscono moltiplicati. L'ultimo servo, invece, per paura, ha messo sottoterra il suo talento e al padrone glielo restituirà così com'è, tale e quale. Ma potremmo chiederci cosa sono questi talenti di cui parla la parabola. E il fuor di metafora, il padrone di questa parabola, è senza dubbio il Signore. È possibile che il Signore abbia delle preferenze verso i suoi figli? Possibile che anche per lui ci siano primi e ultimi della classe? Beh, io credo che Dio Padre, come ogni madre, non possa avere preferenze nei riguardi dei suoi figli. Ama tutti allo stesso modo. Piuttosto sono i figli, ciascuno dei figli, che possono recepire quell'amore e ricambiarlo in modi molto diversi. Sì, perché vedete, i talenti di cui parla la parabola di questa domenica rappresentano proprio l'amore. L'amore ricevuto in dono e ricambiato, nei primi 2 casi, e l'amore invece tenuto soltanto per sé, sotterrato nel proprio cuore e lasciato lì, da solo, senza frutto. E non a caso, infatti, questa parabola viene collocata dal Vangelo tra 2 altre parabole. La parabola delle vergini stolte e sagge che abbiamo ascoltato domenica scorsa e la parabola sul giudizio universale che ascolteremo domenica prossima. È l'amore, l'olio, che riempie i vasetti delle 5 vergini sagge. Ed è l'amore, il criterio con cui verrà fatto il giudizio finale. È l'amore che farà riconoscere Gesù presente, prima ancora del suo definitivo ritorno, nei nostri fratelli. Lo avete fatto a me, ci dirà. Qualsiasi cosa avete fatto a ciascuno di questi piccoli, l'avete fatta a me. Allora, se l'amore è l'olio della parabola di domenica scorsa, se l'amore sarà il criterio per il giudizio universale, l'amore è anche il talento che ci viene consegnato nella parabola di questa domenica. Se lo metti in circolo, se lo fai fruttificare, lo moltiplichi. Se lo seppellisci dentro di te, rimane sterile. Metti in circolo il tuo amore, dice questa canzone famosa. È il mio augurio e la mia preghiera per ciascuno di voi in questa domenica.